insomma, sicuramente a questa Civic Week non si può dire che non ci sono, che ci sono quattro cani. Allora, quattro gatti, però c'è una pecora e c'è anche Paolo Iabichini che in quanto a cani. Vabbè, allora ci spostiamo. Dove siamo? Qua siamo all'interno di una cascina, di un'azienda agricola. Peraltro ho appena imparato che Milano è il primo comune agricolo, secondo comune agricolo d'Italia. Il primo è Roma. Prima è Roma, sì, che evidentemente per vastità. Hai detto senza accorgi, hai detto siamo all'interno della cascina, all'interno, perché si chiama, dai, all'interno la cascina. Eh sì, siamo proprio quelle, in quel di Baggio. No? E adesso, se andiamo, ti faccio conoscere il Deus Ex Machina, il, di questa realtà. Sì, di questa realtà. Non è il fattore, perché non è il fattore lui, ma è colui, diciamo, la colonna di questa cascina, che è il signor Gianni Bianchi. Ciao Gianni. Hai parlato male di me sicuramente. Ho parlato sicuramente bene come sempre. Appena abbiamo fatto il tuo nome i cani hanno cominciato ad abbaiare, quindi volevamo capire un attimo qual è la relazione. Come Frau Brücker di Frankenstein Jr., capito? È il penultimo giorno della Civil Week, abbiamo raggiunto questo splendido posto da cui partiremo per una passeggiata dedicata all'agricoltura. Il nostro progetto è progetto agricoltura, per esaltare le bellezze del mondo della terra, dell'agricoltura, dell'ambiente, del parco, degli animali. Insomma, abbiamo la fortuna di avere il Parco delle Cave qua di fianco, che è un parco enorme. Siamo in zona Baggio, per capirci. Zona Baggio, Ospedale San Carlo. Vicino al Campo Kennedy. È così grande che non c'è una zona per definirlo, perché sì, è così che va, esatto, da Baggio a San Siro a Quinto Romano. Esattamente. Cioè, sono 135 ettari, quindi 1.350.000 metri quadri, incredibili. Incredibili. Ma hai dato 1.350.000 metri quadri, vuol dire che ogni milanese potrebbe avere un metro quadro di parco per sé. Questa nessuno l'ha mai pensata, in effetti siamo un milione e quattro scarso. Quindi cosa facciamo? Lanciamo da allora, qui un appello oggi ci sarà ai milanesi per come dire, sostenere un metro quadro di parco, già lo sostengono perché il parco è frequentatissimo, è conosciuto e soprattutto amato. È un parco che è nato dalla volontà delle persone, è nato dal basso, è nato dalla caparbietà, dal coraggio di tantissime persone che dagli anni 70 si sono impegnati per trasformare un luogo che era una discarica, che era un luogo di morte, in un luogo di vita che non ha pari in nessuna parte. Tutto questo viene fatto in maniera assolutamente volontaria. Assolutamente volontaria. Io sono uno dei tantissimi, delle tantissime persone che hanno dedicato parte o gran parte della propria esistenza per far rinascere questo luogo. Oltre al parco è rinato una cosa ancora più importante forse, che è la cascina, nel senso che proprio parte da qua un po', la rinascita di questa zona viene spinta, no, da questa cascina, giusto? E facciamola vedere, perché questa qui, ecco, proprio è l'angolo, diciamo, più storico della cascina, l'interno. Perché si chiama l'interno? Ma guarda, l'etimologia non è precisa, ci sono diverse ipotesi. Alcuni la chiamano luogo lontano, luogo discosto, luogo lontano dalla città. Io ne ho un'ipotesi che potrebbe derivare da Castrum Hibernia, cioè il luogo di un accampamento invernale ai tempi dei Romani. All'interno è tra il quarto e il quinto miglio, l'antica via consiliare per la Francia passava appunto da Trenno, dalle torrette di Trenno, Quarto Canino, Quinto Romano, Sesto. C'è un Seguro, Garbagnate, Marzido, e poi c'è Settimo Milanese. Ecco, quindi noi ci troviamo tra il quarto e il quinto miglio. È presumibile quinto Romano, settimo Milanese. Quindi è presumibile Castrum Hibernia, inverno, inferno, sesto, l'interno. È uguale, Sesto San Giovanni, esatto, Quinto Stampi, Quinto Stampi, certo, no, che Novate Milanese. Insomma, questa mattina che cosa si fa? Allora, nell'ambito di Civil Week 2022 abbiamo pensato di fare un omaggio non solo alla cascina, ma al suo splendido territorio che le è accanto. Ci sarà una visita guidata, atipica nel parco, alla riscoperta degli insetti, nel magico mondo degli insetti, con una guida d'eccezione che è Isabella Regazzi. Ma non si mangiano?
Cioè che adesso si usa questa cosa. Sarà il cibo del futuro, però infatti. Io pronto, no, io, ecco, non io riesco ancora. Ho fatto di tutto in questa Civil Week, mangiare gli insetti per favore alle 10 del mattino. È un po', no. È un po'. Grill e caffè latte? No, è un po'. Guardate. Non lo so, con lo sono abbastanza, sono abbastanza coraggioso nelle cose, però no, non lo so. Scopriremo gli insetti nel loro habitat. Quindi ci sarà naturale. Isabella Regazzi, che è entomologa, è bravissima ed è una bravissima divulgatrice. E quindi vedremo il mondo del Parco delle Cave attraverso gli insetti. Io vado a chiamare Isabella. Isabella. E questa è una, delle visite guidate a tema che facciamo durante l'anno. Abbiamo il 19 marzo. Guardate chi vi porto, Isabella. Isabella, ragazzi, entomologa. Buongiorno a tutti. Devo tenerlo io? No, non c'è bisogno. Allora, oggi non vuole essere una lezione, sicuramente un corso, una roba del genere che di solito si associa a qualcosa di noioso. No, noi vogliamo fare un giro tutti insieme, una passeggiata in compagnia e condividere alcune informazioni sugli insetti, visto che ne so qualche cosina in più, non senza esagerare troppo, darò, risponderò ai, soprattutto ai bambini e alle persone interessate. Noi sappiamo pochissimo sugli insetti, ma che tipo di ecosistema, se si può dire così, guardi, c'è all'interno del parco per gli insetti sono specie dappertutto, quindi anche il parco ha insetti di tutti i tipi, li possiamo trovare sia nel suolo, nel sottosuolo, che sulla superficie, che sulle steli delle piante, sempre salendo sul legno morto. Il legno morto ha tantissimi insetti, poi sulle piante, sulle foglie, sugli alberi, ci sono dei nidi di insetti anche sugli alberi. E infine nella laguna, tutte le dappertutto. Isabella, hai visto come sei illuminata quando ho parlato di legno morto? Isabella, noi ti seguiamo, ma non ce li fai mangiare. No, mangiare no, anche se è una cosa che secondo me nel futuro ci sarà. Infatti, di quello parlavamo. Sì, esatto. Ma noi non siamo pronti. Esistono già due biofabbriche in Europa. E ci sono infatti, ma noi vogliamo molto bene alla Civil Week, però insomma diciamo che fino a questo non arriveremo. Beh, però ci sono un sacco di popolazioni al mondo che utilizzano gli insetti proprio come alimentazione. Noi qui abbiamo altre cose, non siamo abituati. Vabbè, però non è detto se butta che male i nostri pronipoti magari li troveranno buoni. Se butta male il Parco delle Cave diventa un ristorante. Esatto, andiamo lì. Allora, vogliamo muoverci e andare a vedere questo parco. Allora, direi due parole. Isabella è un po' la madrina della Luigirola. Ecco che inizieranno le lucciolate il 20 di questo mese, dureranno fino al 14 di maggio, al martedì e al giovedì e al venerdì sera. E noi diffondiamo da sempre la scheda tecnica realizzata da Isabella, anche il logo, il logo con le tre noccioline, è ormai diventato, è diventato il logo ufficiale della Luigirola. Lei spiega sempre alle persone del perché le lucciole luccicano, perché accade questa meraviglia. La Luigirola, questo qui che arriva da Palmanova. La Luigirola ha un doppio, per me è una delle manifestazioni più importanti, non solo di Cascina all'interno, ma del territorio milanese, perché ha due forti significati. La prima è che la lucciola è un indicatore biotico, quindi che stabilisce la validità della bontà del territorio, cioè se ci sono le lucciole vuol dire che la situazione ecologica del territorio è ottimale, perché si è riformata la catena alimentare, la lucciola si nutre delle chioccioline, delle lumachine dell'erba tenera, il primo inquinamento, muore l'erba, muoiono le lumachine, muoiono le lucciole. Ritrovare milioni di lucciole, milioni forse esagerato, però tantissime lucciole su una ex discarica, qual era il Parco delle Cave, significa che assieme a tante altre centinaia di brave persone, abbiamo aiutato la natura a riprendersi,
e siamo stati premiati, per, tra virgolette, trovando le lucciole che sono una quindi abbiamo ricostruito un ambito favoloso. Naturale, una aggiungo che qui nel parco non vengono usati fitofarmaci, prodotti di sintesi e la chimica, o se no in forma molto limitata, quindi per le lucciole è l'ideale. L'altro aspetto, Fabio, che ci tengo a rimarcare, è che le lucciole hanno favorito la rinascita dal punto di vista sociale, dal punto di vista umano del Parco delle Cave. Purtroppo alla fine degli anni 90, a cavallo tra il 90 e il 2002-2003, il Parco delle Cave era tristemente famoso come il Parco della Droga. Quello che accade o accadeva nei boschetti di Rogoredo purtroppo accadeva qua. Qui. E cosa avvenne? Che tantissime associazioni con il Comitato di Salvaguardia, ben 26 associazioni coordinate da Italia Nostra, con l'aiuto di giornalisti, l'aiuto di magistrati e delle forze dell'ordine, il mondo politico, siamo riusciti a creare un movimento di ripresa del territorio. E le lucciole lo stanno a testimoniare. Noi avevamo, e qui chiudo, timore, ribrezzo, non lo so come dire, una sensazione sgradevole a entrare nel parco di giorno, perché vedevamo veramente delle scene strazianti. Adesso il parco è letteralmente frequentato da nonni, nipotini, di notte. E quindi la cittadinanza si è ripresa il territorio, grazie alla lucciola. Dalle luci delle sirene, sì, della polizia, alla luce. A questo punto dobbiamo andare... Una piccola cosa, velocissima, attenzione a non aumentare il numero di luci nel parco, perché contrasterebbe la presenza delle lucciole che per accoppiarsi hanno bisogno di emettere luce. Quindi niente illuminazione, soprattutto stradale, cioè deve essere molto limitata. Quindi le lucciole si accoppiano Addirittura anche la luce fosforescente dei telefonini nuoce gravemente, perché hanno la stessa lunghezza d'onda. Ragazzi, che ne dite di iniziare? Anche se potremmo concludere questo pezzo dicendo: è tutto buono ciò che lucciola. Vabbè, questa non te la passo.